sai plasmare. In compenso segnati natura avventata, che hai seguito la tua natura. Se è un pazzo questo. Eh? Hai fatto un tuo legame? Ma lei conta come il mio legame? Beh, direi la... di sì. La malta lì. Sì. Se la segni come tuo legame, sì. Inizio a segnare. Ma non c'era prima, quindi... Vabbè, la quindi, segno io per il futuro. Per il futuro. Quindi segno Andrea. Se non vuole. Andrea, la nubilancia. La... è conosciuto di quello di tutti, ma è quello più normale. Sì, infatti. Andrea, la nubilancia. Ok, com'è messa? Si è ribaltata. Sì. È ribaltata, sì. Sta tipo... cercando di rigirarsi facendo... Sei tipo gli insetti che cadono a pancia all'aria. È una cimice. È una cimice, sì. Merda. Io intanto mi rivesto e mi rimetto tutto il mio armamentario. Forza fisica, rimetti nel piede. Davvero? Eh sì. Non ce la farebbe mai, morirebbe spiaccicato. Non da solo. Ok, ma come cazzo fa? Aspetta. Dovrei plasmare qualcosa. Lascia perdere. Incitali, configato. Passiamo a voi. Okay. Arrivi al coso di brass graffiti, è circondato da guardie che lo stanno facendo pezzi. Così, merda, questo non ci voleva. L'insegna è appena fatta. Non possiamo... insegna nuova! Non possiamo andare lì. Io un uomo bellissimo ti appoggia una mano sulla spalla. Ah, sei arrivato. Non lo so. Sono arrivato. Se vuoi. Devi devolvere. Sì, allora sono arrivato. Sì, perché altrimenti mi sa che questo personaggio va nel panico. Ok. Lei si gira non di botto. Non ha cervello, ha bisogno di. Ha bisogno di una guida. Lei si gira di botto. Illa! Ciao! E tu che cazzo sei? Distinto. Ciao, Emilia. Distinto ti afferro così, solo a Ferrare. Sono io, sono che Brass. Diavolo sei tu? Sono Brass. Sono Brass. Questa è la tua faccia. Davvero? Sì. Bellissimo. Handsome face. Così. Il tuo posto pubblica di soldati. Cioè, senti quell'episodio di Brass e dei soldati che stanno facendo a pezzi la tua baracca. Ah, mio Dio! Mi tappo la bocca. Sì, così. Ti ho tappato la... senza la maschera, forse ho capito. Così, ti ho tappato la bocca per farti stare zitto. La mia insegna, comincio a piangere. Shhh, vuoi che ci scoprono? Tu vuoi vedere un uomo adulto piangere? Ti sono portati via la mia figlia, e ora l'altra mia figlia. Non sai quale delle due ho messo per prima. Non sai di che cazzo sta parlando. Non mi interessa quello che stai dicendo, chiudi la bocca. L'unica cosa... Non sai qual è la cosa più brutta? Stanno usando le mie armi per distruggere il mio negozio. Lo afferro per la... per il colletto e lo tiro via. Non puoi più fare niente. Così. Stop. Che cosa fate? Così, ora qual è... Continuo a piangere. Così, datti una svegliata. Dove è stato utile mandarti. Dove andiamo? Andiamo dal vecchio. Come cazzo si chiama il vecchio? Il vecchio Bernie. Ho portato tutto dietro, ce l'ho nello zaino. Ciao fratello di Zippo. Cazzo, hai messo male. Ti spiacerebbe aiutarlo? Sì, faccio fatica a trasportarlo, è pesante. Sono un NPC, le mie ferite non mi danno dati negativi. Ok, gli metto addosso anche il mio mantello. Lo uso per coprire le tue ferite, che così non sembra che è ferito. Vedila così, compare, avrai anche perso il tuo negozio, ma... la cosa a cui tieni di più è ancora qui. Non è vero. E arriverà presto. Non ho finito, mi interrompi sempre. E perché se dici cose che... ci metti troppo a parlare. Così, tua figlia è ancora qui, è questo che conta. Ci raggiungerà presto. Ma la stanno distruggendo! Tua figlia? Assolutamente no. Ah, non stavamo parlando Marco di quella figlia. Ascolta, non ha manco capito un cazzo di quello che ho detto. No, è che io considero il mio negozio come una figlia. Non lo è. Lo metto in te. Sai com'è il mio personaggio spacciato qui? Sì. Beh, non lo sappiamo esattamente perché finora l'ho interpretato io e l'hai appena creato, per effetti. Sì. Beh, dirigiamoci dal vecchio Bernie a questo punto. Qualcuno
qualcuno diciamo dovrà pagare. Diciamo che è una che va dritta al sodo, semplicemente, tu ti sei. Allora, dal vecchio... Sì, bello... segnati che hai seguito la tua natura. Non perde tempo. Dovrei dargli una degna sepoltura. Ok, però è pieno di guardie. Non... Posso usare una pirolarva per incendiare una mia freccia e far bruciare il mio negozio come un funerale di King? No, dovresti costruire un'arma apposita. Quando all'improvviso si apre un tombino e c'è una pulce che fa di qua. Mando avanti prima lei. Poi mando avanti Kosu, che è ferito, e poi scendo anch'io. Tecnicamente lei lo porta, cioè lei porta lui, l'unica cosa è che conta come rallentato, quindi avrai due da sì. meno. Mi riprendo un martello. Ehi, non stiamo dimenticando qualcuno qui? L'altro idiota, cioè volevo dire Zagis. Dove cavolo è finito? È andato al castello. A cercare suo fratello. Al castello, ma aspetta, suo fratello è qui. Suo fratello è qui. Cazzo. Devo andarlo a chiamare? No, non posso. È troppo rischiare. Tardi. È troppo tardi. Sono abbastanza stealthy in realtà. Sbrigatevi. È troppo tardi. Ormai. Andiamo tutti. Bravo, lasciatemi da solo. Non so più neanche dove sei. Ormai è troppo tardi. Persino tuo fratello ti ha abbandonato. Ah, mio fratello lo accetto. Quindi ci infiliamo nel... Ehi, accetto il fatto che mio fratello mi abbia abbandonato, ma non che dei perfetti sconosciuti mi abbiano abbandonato. Esatto. Questo mai. Mio fratello... Unifer, lui l'ha abbandonato per prima. Sì, in effetti. Mm. Quindi sono pari. E quindi sgattoliamo sotto attacchi. Cosa dobbiamo tirare? Muscoli. Atletica. Io anche almeno uno perché sono appesantito. Cosa succede? Shit. Ok, quindi fallimento automatico. Direi di prendere un solo danno. No, in ogni caso è fallito, quindi non serve neanche che tiri. Ah, ok. 4 danni da schiacciamento. Posso resistere con l'armatura sì. e tutto? Allora, quindi tiro 2 per i muscoli, 1 per la veste di Baco e 2 per l'elmo. Hai un elmo? Ho un elmo in osso e pelle. Ce l'ha. Che è leggero, però a quanto pare è leggero adesso. E ce l'hai 4 con critico, tra l'altro. Non conta. Sempre i critici. Ok, quindi anche quando passi te c'è il... però la tua armatura adesso resiste completamente. Devo farlo anch'io. Soprattutto la tua testa. Sì. Non si comprende. Il cervello. Esatto. La mente grigia. Ok, tocca a te. La materia grigia. Con 3 dadi. Perché sto trasportando lui. Sì, ma ci stiamo lì sotto. Sì. A stento però sì. Ci sono dei punti in cui è un poco più alto. Ah, niente, è fallito. Quindi? Quindi devi resistere anche te. Vabbè, con i muscoli. Oddio. Madonna. Hai 5 non posso, più 3. Non può andare. Quindi 8 dadi. Ok, li tiro un po' alla volta. Ma c'è la ci sono lì apposta, cazzo. 5, 6, 7, 8. Ok, 1, 2, 3, 3 successi. Sì, ce l'ho fatta. Subisci un danno. Vabbè, cioè hai fatto un cazzo, erano 4 danni. Lui che aveva molti meno dati ce l'ha fatta senza. Avevo subito un danno. Adesso dici, vabbè, ho subito un danno. La verità è che ti sta andando malissimo con questi tipi. Lo uccido suo fratello. Posso uccidere suo fratello? Fratello di chi? Mio fratello? Sì. No, col cazzo! È un membro della vostra tribù, è utile. Col cazzo? Sì, lui mi ha rotto il mio elmo. Il cappello che gli avevo dato. Non lo sai. Ha le corna spezzate. Come? Non lo sta indossando? Non lo sta indossando, era troppo piccolo. Quel bastardo non sta neanche indossando il regalo che gli ho fatto. Ma l'hai dato apposta perché così sì, l'avrebbe restituito lui, l'hai fatto apposta più piccolo. Vabbè, ma io metto in mezzo se ci provi. Non rompere il cazzo. Ok, e strisciate sotto Arrakis fino ad arrivare alla famosa corda. Scivoliamo giù dalla corda, lo porti giù tu che sei più muscolosa di me, decisamente più muscolosa di me. Forse riesce, non ce la fa a scendere da solo. No. Dagli una mano a scendere. Proviamoci.
Aspetta, è soltanto un test di forza per tenerlo.